Dopo che per una vita ha strappato migliaia di sorrisi con la sua comicità innata, regalandone almeno altrettanti in svariate iniziative benefiche, Tony della Posta stavolta ha provocato più di qualche occhio lucido. Così era conosciuta in tutta la vallata del Lagno, ma soprattutto a Cornedo Vicentino, la figura di Antonio Salmaso, cavaliere e menestrello d'altri tempi, che a 93 anni si è travestito da angelo dopo aver deposto il costume da Babbo Natale, con cui distribuiva scherzi, risate e giocattoli a tanti bambini. Definito come l'uomo d'allegria e del buon umore da chi lo conosceva bene. Era il presidente onorario del comitato benefico Carnevale della cittadina, che lui stesso anni prima aveva promosso e fondato, ma lo si poteva incontrare in passate edizioni ed era stato capace di portare anche nella sua casa di riposo Tassoni tanta felicità, dove a lungo saliva per fare compagnia agli anziani ospiti e regalare loro attimi di divertimento. Purtroppo la sua forte tempra, che lo ha portato a raggiungere l'invidiabile traguardo di 93 anni, non è bastata per restringere l'attacco letale della pandemia, che in tutto il globo e con la famelica veemenza nell'Ovest ha mietuto troppe vittime tra i più fragili, lasciando a chi lo conosceva, familiari in primis, ma un po' a tutti i cornedesi che lo hanno conosciuto e apprezzato, un velo di tristezza legittimo, ma che non renderà merito alla memoria di Antonio.